Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Si è svolta lo scorso giovedì 28 aprile nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Firenze l'inaugurazione della mostra Florence Jewelry con il presidente del Consiglio regionale. La prima sezione dell'evento ospita 28 oggetti della collezione Bollman, una delle più vaste e prestigiose raccolte di gioielli al mondo. È davvero bello, emozionante. Dà l'idea di quella che è la nostra Toscana, saper tenere insieme ricerca, tradizione, innovazione e il gusto del bello. Entrando qui dopo questo tempo difficile che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, di pandemia, tornare a rivedere tante persone, tornare ad emozionarsi per il bello è qualcosa che riempie il cuore. Grazie ai tanti orafi che hanno prodotto tanta bellezza, grazie alla manualità, all'artigianalità di ciascuno di loro, grazie alla capacità di saper innovare. La Toscana è proprio questo, nel suo segno distintivo, no? Radici, tradizioni che però volano sulle ali del Pegaso portandoci in esperienze totalmente differenti e innovative. E allora un grazie per questa mostra, un grazie per aver scelto il Consiglio regionale, noi saremo al vostro fianco per quello che sarà possibile e spero che questa sia solo la prima, no? Di tante iniziative da fare insieme in questa settimana che porta Firenze ad essere di nuovo capitale, capitale dell'arte, capitale della bellezza, capitale del sistema orafo. La Florence Week è una settimana di eventi, riflessioni, mostre sui gioielli. Sono molto contenta che la Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente Mazzeo, abbiano accolto questa iniziativa e abbiano deciso di ospitarla in questi spazi del Consiglio regionale, perché il gioiello da sempre nella storia dell'uomo, dell'umanità, è il segno della nobilitazione del corpo umano e dell'onore che gli esseri umani tributano al loro corpo e al suo abbellimento. È una tradizione che è tuttora vivissima, piena di innovazione, piena di opportunità, anche di lavoro per tanti giovani artisti che in questa si cimentano. Oggi qui vedremo il meglio e vedremo l'espressione artistica di questa forma di lavorazione dei materiali, che in realtà è quella bellezza che arriva vicino a noi, perché il gioiello è quella bellezza che ciascuno può portare con sé, non vede solo nel museo ma può indossare. È un modo per condividere la bellezza che gli esseri umani possono creare. Celebrarla è un dovere, sottolineare il lavoro e l'importanza del lavoro che genera lo è altrettanto, e credo che noi facciamo il nostro lavoro quando concediamo spazio a questo tipo di creatività e alla ricchezza che produce per il nostro territorio e all'identità che esprime. Molto importante perché raccoglie degli oggetti, una trentina di oggetti di una collezione privata tra le più prestigiose al mondo. E poi c'è un pezzo particolare che forse avete visto, che è del maestro orafo Giovanni Corvaia, che è un oggetto molto speciale che ha girato soltanto in pochissimi musei. Però in realtà la settimana ha un programma che coinvolge diversi luoghi, diverse istituzioni in città, a cominciare da qui di fronte in Palazzo Medici Riccardi, dove c'è la mostra principale, dove noi invitiamo per ogni edizione un gruppo di artisti selezionati in base al concetto di quell'anno. Quindi c'è un curatore che sceglie gli artisti da invitare. Conferenza stampa speciale del Consiglio regionale all'interno del Parco di San Rossore per presentare il via al percorso per giungere al recupero di Torre di Caprona nel comune di Vico Pisano. Il Consiglio si mette a fianco della Giunta Comunale per iniziare un progetto che ha come obiettivo il recupero dell'importante opera storica.
Ma innanzitutto ho voluto che una conferenza stampa importante fosse fatta qui al Parco di San Rossore, il luogo in cui abbiamo voluto portare il Consiglio regionale sul territorio. Dopo aver incontrato tante cittadine, da oggi lanciamo l'idea di incontrare le giunte, le amministrazioni locali, chi è in prima linea sul territorio. Oggi siamo qui per lanciare un'idea, quella di cercare di trovare le risorse per finanziare la riqualificazione della Torre degli Upezzinghi, un gioiello nel territorio di Vico Pisano, di Caprona, un pezzo della bellezza della nostra storia e della nostra terra, un luogo citato anche da Dante nella Divina Commedia, un luogo che ha fatto molto discutere nel rapporto Pisani-Fiorentini, un luogo su cui dovremmo investire per guardare con speranza e ottimismo al futuro e completare quel processo di riqualificazione dell'area di Vico Pisano, dal camminamento del Brunelleschi alla scuola elementare per passare alla botte e arrivare alle tante torri qualificate. La nostra è l'idea di sostenere una Toscana diffusa e fare in modo che il turista non venga solo nelle grandi città d'arte, ma vada a conoscere i gioielli del nostro territorio. Iniziando a lavorare sulla cosa, a spiegarla al Consiglio regionale, a parlare con la proprietà con ancora più chiarezza, perché come sapete la torre e l'area sono private. Possiamo pensare, abbiamo diverse idee, o una convenzione pubblico-privata per attrarre investimenti come è successo con la famiglia Fer a Vico Pisano, ipotesi di acquisto, bisogna anche capire che risorse ci sono in ballo. Come in altri casi è importante quantificare la cifra, perché pensiamo veramente che non sia una cifra irraggiungibile e con la programmazione e col lavoro si possa raggiungere anche questo che inizialmente era un sogno. Si continua a parlare in Consiglio regionale di Poste Italiane e delle problematiche di questa azienda che svolge un servizio pubblico, con audizioni in Commissione Affari Istituzionali. Dopo quanto dichiarato nelle scorse sedute dalle organizzazioni sindacali e dal responsabile relazioni istituzionali macro area Centro-Nord, in commissione è stato il turno dell'assessore toscano alla partecipazione, che ai commissari ha ribadito la necessità di far fronte comune, coinvolgendo giunta e consiglio, per colmare le tante e diverse criticità dell'azienda. Sono anni che seguo con attenzione e costanza il tema dell'offerta dei servizi postali nella nostra Toscana. È stata recentemente approvata una mozione per chiedere una puntuale ricognizione degli uffici postali che sono ancora parzialmente aperti. Oggi abbiamo avuto invece l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Poste Italiane. Questo perché viene a mancare un numero sempre più cospicuo di operatori nel settore delle poste, in particolare per quanto riguarda gli sportellisti, gli addetti alla consegna, e quindi inevitabilmente il servizio viene offerto in misura minore rispetto al passato, e noi questo non lo possiamo naturalmente accettare. Occorre tenere alta la guardia perché i servizi siano adeguatamente offerti anche nel settore postale. Oggi ancora una volta abbiamo ascoltato le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori nel settore delle poste e telecomunicazioni, settore fondamentale per il nostro paese. Abbiamo parlato della situazione di Poste Italiane e dei servizi che eroga in Toscana. Purtroppo l'azienda non era presente nei suoi rappresentanti e quindi aspettiamo la sua audizione, l'audizione di questi rappresentanti dell'azienda per capire alcune cose che ci vengono sottolineate sia da chi si occupa del settore tutti i giorni come i sindacalisti, sia dai cittadini e dagli amministratori locali. Vi sono disservizi nelle aree rurali e montane, ma non solo, anche in molte aree delle città, sia rispetto al servizio tradizionale, sia rispetto al servizio di consegna anche di posta non ordinaria. Non c'è solo questo, c'è un piano di assunzioni che non è ancora ben chiaro, che non sembra adeguato alla realtà del servizio toscano, quindi abbiamo scelto di continuare in questo percorso dopo la mozione firmata con il vicepresidente Casucci per fare
un percorso di dialogo serrato attraverso anche il confronto con l'assessorato, che se ne occupa tutti i giorni, con l'assessore Cioffo, perché si dia forza alla Regione Toscana nel chiedere servizi per i cittadini puntuali. Non è possibile, dinanzi a questo periodo, che arrivino le bollette in ritardo e i cittadini siano anche costretti a pagare la mora per questo, per un disservizio che non è causa loro, e succede da molte parti, sia cercare di ragionare sul futuro. Quali sono i servizi da programmare, tenendo conto che Poste Italiane ha un bilancio inutile ed è un grande fattore di prossimità per il nostro Paese. Su questo noi vogliamo lavorare, perché è il nostro compito come commissione referente e competente. Seduta della Commissione sulle aree interne, che nell'occasione ha fatto il punto sulle isole Toscana e i loro piccoli comuni e sul percorso che la Regione Toscana sta portando avanti per valorizzare tutti quei territori marginali della regione. IRPET ha fatto degli studi particolari anche su nostra richiesta. Alla fine, dopo aver fatto tutti questi studi con tabelle comparative eccetera, è giunta alla conclusione che in pratica le nostre aree vanno quasi bene così come sono, le nostre aree interne classificate in Regione Toscana, delle quali, come sappiamo, 3 sono state anche finanziate, 2 ancora no, e speriamo a breve che lo siano anche queste. E quindi continueremo a lavorare per la loro valorizzazione. Anche l'arcipelago nostro toscano dovrebbe rientrare nelle strategie SNAI, perché sono piccoli comuni che hanno più o meno le stesse problematiche delle aree interne e montane. In particolare i sindaci dell'Elba ci hanno detto che la sanità, la scuola, la mobilità, poi a cui hanno aggiunto problematiche specifiche come il dissalatore oppure l'aeroporto, oppure l'erosione costiera, sono i mali principali che affliggono l'arcipelago. Quindi ci hanno chiesto, e noi siamo disponibili a lavorare insieme per poter risolvere queste problematiche. Oggi abbiamo continuato il nostro percorso che abbiamo iniziato con la scorsa seduta con i comuni dell'arcipelago toscano. Oggi è stato il turno dei comuni dell'isola d'Elba, primo giro di audizioni, continueremo nella prossima settimana. Le isole minori sono ricomprese adesso nella strategia nazionale aree interne, sono comuni periferici e ultraperiferici secondo quello che è la classificazione nazionale, e quindi sono tema di interesse della nostra commissione. Oggi sono emerse molte questioni da parte dei sindaci che sono intervenuti, dagli ungulati al dissalatore, passando per i temi di cui parliamo più spesso, che sono quelli della sanità e della mobilità, oltre alla qualità dei servizi scolastici. Quando si parla di aree interne, quindi di aree periferiche, le isole minori sono sicuramente uno dei territori che più lo simboleggiano. Fa piacere che i comuni abbiano riconosciuto lo sforzo che la Regione ha fatto per i temi della continuità territoriale dal punto di vista dei trasporti. Ci sono ovviamente una serie di questioni su cui continueremo a lavorare. Dopo la prossima commissione noi tireremo un po' le somme di questo percorso per cercare di definire una serie di impegni e di punti che riguardano le isole minori della Toscana, che sono varie e sono ovviamente anche molto belle. IRPET ha risposto a un nostro quesito. Noi parliamo appunto di queste 5 aree che ci sono in Toscana, che sono state create per partecipare ai bandi del governo sulla strategia nazionale aree interne. Noi ci siamo chiesti se questa aggregazione fosse forzata oppure c'è effettivamente in questi territori un'omogeneità dal punto di vista economico e sociale. IRPET ci dice che la risposta è positiva. Nelle zone appenniniche e nella zona della Val di Cecina e della Miata, al netto dei confini amministrativi, comunali, provinciali,
c'è un'omogeneità economica e sociale che sicuramente ci dice che anche la regione può utilizzare questa delimitazione e queste aggregazioni più ampie dei singoli comuni o delle singole unioni dei comuni per impostare una serie di politiche, e su quello anche noi ci misureremo anche con magari qualche modifica di tipo legislativo per dare ai comuni l'opportunità di andare avanti in questo percorso che il governo ha voluto rendere ormai strutturale e quindi acquisito all'interno della programmazione nazionale. Regione Toscana, il Consiglio regionale.